Ciao ragazzi, benvenuti a questo video, bentornati qui su Fortnite, nuovo episodio in solo. Siamo pronti per cominciare la terza stagione. Prima di partire però vi voglio dire che per questa terza stagione ho deciso di in pratica ripartire da zero. O meglio, mi spiego, siccome io gioco su PC ma fino adesso ho giocato con il pad, ho deciso per questa terza stagione di abbandonare definitivamente il pad e di cominciare a giocare con mouse e tastiera. Sarà difficile questo cambiamento, ovviamente ne risentirò molto nelle partite, quindi sarò più lento a costruire, più lento a fare molte cose che comunque adesso un po' mi ero velocizzato a fare, ma comunque siamo pronti per partire. Andiamo dentro, facciamoci qualche partita e ragazzi, speriamo bene. Mi butterei qui, in questa zona di fabbriche, voglio provare a buttare subito. Queste insomma sono alcune delle prime partite che faccio con la mouse e tastiera, perché insomma vi ho spiegato già nell'intro che sto provando a cambiare, voglio provare a cambiare per questa season 3 e vedere se riesco a passare da quello che era il pad a mouse e tastiera, anche perché gioco su PC, quindi mi sembra un po' più sensato giocare con mouse e tastiera. È un po' più difficile, avete visto i primi tentativi di qualche partita dove insomma non è andato un granché. Non sono proprio un novellino per quanto riguarda i giochi con mouse e tastiera, perché comunque giocai ai tempi, ma un botto di tempo fa, a quello che era GTA San Andreas, e ce l'avevo per il PC e ci giocavo appunto con mouse e tastiera. Più o meno riesco a cavarmela. Ovviamente qui Fortnite è completamente diverso. Intanto ci lanciamo qui, mi pare che uno stava arrivando. Spacchiamo un attimo, intanto sto raffreddato come a morte. Ok, qua non c'è un cazzo, niente, arma. Oh, ok, R blu, onesto. Infatti vedrete che sicuramente in queste prime partite sarò abbastanza impacciato, o meglio, sto cercando di abituarmi. Ovviamente per prendere confidenza ci vuole un po' di tempo. Magari lo spacchi questo pallet.
ci vuole un po' di tempo, però mi auguro che con molta pratica riesca a diventare abbastanza bravo da riuscire a fare abbastanza velocemente tutte le cose. Ho cercato di configurarmi anche i tasti per stare il più comodo possibile. Intanto questo compito ce lo prendiamo. Eh sì, devo schiacciare pure io, mi impiccio. Ragazzi, scusate, a volte sembra un mongo spastico, però ovviamente è così che si fa. Voglio provare ad andare a cercare quell'altro. Ma per il momento questa configurazione di tasti ho messo. In pratica che con la rotellina del mouse, la pressione della rotellina centrale del mouse, alterno piccone ad armi. Per il momento utilizzo questa qui. Le armi, ad esempio, di fare 1, 2, 3, ho preferito fare XC, insomma, le lettere sopra la spacebar. Visto che comunque la space l'uso per saltare, almeno riesco a cambiare anche le armi. Anche se comunque le armi le posso cambiare anche con lo scorrimento in su e giù della rotellina del mouse. Lo stesso riguarda i materiali. Ho messo anche come materiali, come potete vedere al numero 3, che è precisamente sopra la W, il muro. Visto che generalmente quando costruisci il muro non devi poi pensare a camminare. E la R come scala, quindi intanto a volte mi impiccio, però abbiate pazienza. Oh, eccolo qui, sta qui davanti, sta qua davanti. Onesto, perfetto. Ok, un motivo dei tanti per cui ho voluto provare, voglio iniziare a cambiare metodo e utilizzare la tastiera, è perché là, ragazzi, di precisione ci si guadagna veramente un fottio. Cioè, ragazzi, di precisione diventa qualcosa di assurdo. Ok, il medikit. Ok, vabbè, la nostra ghiglietta l'abbiamo fatta, raga. Sistemiamo almeno l'inventario e possiamo proseguire. Raga, piccolo aggiornamento. Ovviamente vi ho tagliato fino a qua perché non è successo nient'altro. Anche perché vi ho detto che vi voglio fare un episodio abbastanza rapido. Siamo messi in queste condizioni. Ho trovato il fucile con la colpo singolo, uno slurp che ho preso. E dobbiamo andare in zona. Oh, lì davanti c'è uno. Ok. Aspettiamo. Ok, vediamo se riusciamo ad anticiparlo, a prenderlo qui dalla montagna. Facciamo il giro, sempre con un po' d'attenzione. Ha fatto scattare una trappola. Ok. Merda. Ha cambiato arma. Ok, è qui vicino. Non so dove di preciso. Voglio vedere un attimo se riesco a identificare la trappola per capire più o meno dov'è. Ok, sta spaccando. Ok, è lì, è lì, è lì, è lì. Vediamo se esce. Dove sei? Ok, eccolo. Bella così. Vai, perfetto. Lì sopra non credo, o almeno non si vede. Provo a fare il giro esterno così. Oh, porca miseria. Sì, mi hanno preso. Ok. Costruisco al volo. Sono lento con le costruzioni, eh. Sono lentissimo. Però abbiate un po' di pietà. Mi devo completamente abituare. Ok, forse era quello laggiù. No! Ma come se ne mi sarebbe questo? Holy shit! Tredici? Seri? Cazzo. Porca miseria. Va bene, dai, quarto. Facciamocene un'altra. Ok, altra partita. Allora, penso sia l'ultima, eh. Vediamo un attimo dove ci possiamo lanciare. Lande letali. Quasi quasi me ne vado qui, sarebbe fatal feels, va bene. Ho rimesso un attimo lingua italiana.
anche se sti nomi non si possono vedere, mi vengono da cavarmi gli occhi, però ho rimesso un attimo italiano giusto perché volevo un attimo ricontrollare tutte le varie, i vari settaggi e per avere, diciamo, certezza di mettere quelli giusti, ho rimesso un attimo lingua italiana e non inglese, adesso poi come mi riabituo ricambio lingua perché sti nomi veramente non si possono vedere. Comunque allora intanto qua c'è uno con noi e forse un paio. Vediamo. Vediamo. Arrivo al fine rosso, quindi mi metto qui. Ho cambiato configurazione, raga. Ho messo come tasto del mouse centrale anziché il piccone e lo switch tra combattimento e costruzione. C'è uno qui con noi. Lì vedo roba oro. Cos'è? Uno scaroro. Ciao bello! Non ho preso neanche una vacca fucking volta. Che fai? Scappi coniglietto? Il coniglietto sta scappando. E noi lo andiamo qui prendendo. Sta cercando qualche arma, ne sono sicuro. Ma vai, ma dai. Ma hai fatto pure sprecare un botto di munizioni, gli mortacci tuoi. Vabbè. Hai lootato il pompo al posto mio. Very thank you. Ok, dicevo, ho invertito quello lì in modo che con la Q mi abbasso. Perché prima trovavo un po' di difficoltà. Ok, prendi tutto. Trovo un po' di difficoltà nell'abbassarmi. Quindi ho deciso di mettere Q. Minchia, se sparano. Ok, aspetta, necessito di munizie. Qua ci sta un cazzo, eh. Porca puttana. Niente, 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 niente. Ok, raga, proviamo. A vedere un attimo. Ok, sta lì, sta lì. Merda, m'ha visto. Vabbè, ovviamente, ho perso un sacco di tempo. Ottimo, finito i colpi. Bene! Mamma mia, signori! Mamma mia! Perfetto, vai! Facciamo così. Non mi ha contato lo slurp? No, vabbè. Beh, meglio che comunque arriviamo a 75 e poi ci prendiamo lo slurp, così almeno arriviamo a 100 di. A 100 di coso. 100 di vita. Ok! Sta mitraglietta, ragazzi, da quando l'hanno buffata è diventata qualcosa di bestiale. Ok, facciamo un attimo il punto della situation. Siamo rimasti in 19. Dobbiamo stare attenti, non abbiamo più bloccato nessuno, quindi un attimo di calma. Tanta calma. Quello è uno. Sì, è uno, porca schifo. Dove cazzo stai, eh? Brutta merda. Ok, l'ho visto. Ti aspetto, tanto devi venire qui per forza per la zona. Boh, così. Che ci vuole? L'ho detto i regà. Usando mouse e tastiera si acquisisce un botto di precisione. Ehi, e questo? No, proprio lento a cambiare armi, eh. Ah, bastardo, mi ha fatto cadere. Dai, sali! Ah, porca puttana. No, devo decisamente migliorare nel costruire, raga. Ok. Ok, è laggiù. Merda secca. L'ho lisciato.
Mi impiccio troppo con le costruzioni ancora, raga, lo so. Ok, l'ho hittato. Provo a salire di qua, però c'è la zona merda. Merda. E qui pompa. Cazzo. Va bene, dai. Siamo arrivati settimi. Peccato, peccato. E si conclude, signori, questo primo episodio, non solo, della terza stagione. Già nelle altre partite un po' comunque di mestichezza l'avevo presa. Però ci sarà decisamente modo di migliorare. Io vi lascio un like, un commento e iscrivervi. Se non l'avete ancora fatto, ci vediamo al prossimo episodio di Fortnite. Solo, duo, team o best moment. Chi lo sa? Ciao a tutti, ragazzi.